Good afternoon. My name is Denisa Lazarescu, and I'm a student project supervisor at the Clarke Forum for Contemporary Issues. On behalf of the Clarke Forum, the Office of the Dean of Students, the Departments of Music, French, and Italian, the Multi-Organizational Board, Student Activities, the Pan-Hellenic Association, the Intra-Fraternity Council, and the Middle East Center at the University of Pennsylvania, I would like to welcome you to the second program of today's New Mediterranean Symposium, The Pilgrimage of the Voice. The story of migration is one of cultures, changes, and most importantly, people. At the end of the 20th century, Italy, a country once suffering from endemic emigration, discovered that it was also the destination of many immigrants. The insertion of migrants in the Italian peninsula has given rise to multiple debates regarding education, employment, health, and politics. Unable to vote, to be represented, or to count in politics, migrants could only voice their opinions and experiences in written texts. Literature thus becomes the forum for discussing the recent changes in Italian culture, studying multiculturalism, and fostering tolerance among peoples. Tahar Lamri is an award-winning author and artist who was born in Algiers and currently resides in Ravenna, Italy. As a writer, lecturer, and artist, Tahar Lamri has taken part in numerous meetings, seminars, conferences, and cultural activities across the world. In 2006, Mr. Lamri published I 60 nomi dell'amore, The 60 Names of Love, a collection of short stories revolving around the dialogue between Elena, an Italian woman, and Tayeb, an Algerian man, who discovered the 60 names of love that exist in the Arabic language. Tahar Lamri has been performing for several years both in Italy and the United States. His show, Il Pellegrinaggio della Voce, The Pilgrimage of the Voice, is also included as a short story in the anthology Mediterranean Crossroads, Migration Literature in Italy, which was co-edited by Professor Marie Orton and Professor Graziella Parati. In the introduction to the anthology, Professor Orton describes Mr. Lamri's story, The Pilgrimage of the Voice, as a tour de force, a reconstruction of a foundational myth of Italy, written in four different languages, standard Italian, as well as Mantovano, Romagnolo, and Venetian dialects. This linguistic experience is meant to underscore the message that migration influences everybody and is not limited to the immigrant community. The Pilgrimage of a Voice is a story of language and cultures coexisting with and shaping contemporary Italian culture. A celebrated performance artist, Tahar Lamri writes short stories that he can also stage, and he is currently touring the United States with his show, Il Pellegrinaggio della Voce. I also strongly encourage you to join us for our next program, a culture jam titled Diasporic Identities in Art, hosted by Mark Levine, that will take place in the Anita Tuvin Schlechter Auditorium at 7 p.m. The culture jam will be a forum for open discussion that unites artists, scholars, and activists in free-flowing improvisational dialogue. It consists of visual, musical, and verbal expressions that strive to bring to light pressing current issues such as cultural diaspora. Following the culture jam, Cafe Mira, a world music and Afro-Nord group from France, Morocco, Algeria, and Italy, will perform at 8:30 p.m. in the Anita Tuvin Schlechter Auditorium. At this time, I would like to remind you that you please turn off all cell phones and pagers. Also, this program is being taped, and some of our audience members may be hearing impaired. Please wait for a microphone to reach you before asking a question during the question and answer session at the end of the program. Thank you, and please join me in welcoming Tahar Lamri. Good afternoon, and just two words waiting for Reda. I don't know if this microphone works or not. Works. It's true in Arabic language there is 60 names to say. Yes. Okay. Yes, you can hear. There is 60 names for love, and all these names, all these words are synonyms in Arabic poetry. You can use one or another word to say love.
which in English or in French or in Italian, there is only one word. A friend of mine says that he understands why, because we can marry with four women and then we need more words to say love. About this instrument, Gumbri is the name, is an instrument of a population of South Morocco and South Algeria, gnawa. Nobody knows why they are called gnawa, but there are some theories about their origin because they are black population of North Africa. And somebody says that because they come from Guinea, and then this name gnawa. But I'm not sure that this is the origin of their name. But the most important thing about gnawa is that gnawa and Lebu of Senegal, they are the only peoples, two communities, which curare, come si dice curare? Curare. Curare, soigner, come medicina. To cure, yes. To cure mental disease with music. The music is a music of trance. You'll hear it. And the cure medical, because they say both gnawa and Lebu of Senegal, they say that one, if there is depression, yes, or a mental disease in a community, then the whole community must be cured, and not only a single person. And they have gnawa, particularly they have this lila. Lila is a night. In a night, they gather all the community with music and with spirituality, and for all the night with this instrument, gumbri, which is in the same time chord instrument. And also a percussion, both in one in this instrument. So Reda, if you want to begin, we can hear the music. L'uomo è il padrone della parola che conserva nella sua pancia, ma diventa schiavo della parola che lascia fuggire dalle sue labbra. Cosa sono io? Sono un sacco di parole che quando parla tace sempre una verità. Abdissalam Sambati, detto il Marrakesh di Marrakesh, diretto discendente dell'ultimo re arabo di Granada, sposò quattro donne, Suhaila, Sumaya, Suraya e Sukaina. Nessuna di loro ebbe figli maschi, fuorché Sukaina, dalla quale nacqui io, ultimo di 14 femmine. Mi misero il nome Layashi per paura che non potessi rivedere la stagione che mi vide nascere. Di professione, per vocazione, cantastorie. Ho cantato le lodi di Maometto, le prodezze di Ali e le gesta di Sa'd Znati nella piazza di Jemaa el Fna e in tutte le piazze d'Oriente. Ed eccomi oggi qui fra di voi per raccontarvi la storia di un sogno. Dai confini della Mauritania sono venuto qui a riunire ciò che la storia ha separato.
La mia storia non è diversa da quella dei vostri fulari. Fuler, filari o cantastorie della pianura. Zontel Riser, esperto conoscitore delle risaie e delle acque, sposò Gwendalina ed ebbero 14 figli. Due morti ancora più tin, tre morti in guerra, e a tal due nega in dal mincio. Che a tal sette diventa grande la missù famiglia, e l'era Burla, Orsola, Matilde, Ippolito, Molin, Guerrino e Ulisse Clerastà in Africa. Ippolito conosceva il linguaggio degli animali e aveva il potere di guarire le bestie con erbe palustri. E ripeteva sempre che tiene i suoi poteri direttamente da Manto, figlia di Tiresia, che si era appartata con la sua vocazione, dove le acque del Mincio ristagnano in una quiete assorta e sognante. Ippolito, benché analfabeta, conosceva a memoria la Divina Commedia, quasi tutta. Orsola. Orsolina da bambina, reincarnazione di Agnese Visconti, sposò un uomo che non amava e amò un uomo per il quale perdette la vita. Storia ancora oggi su tutte le labbra. Guerino det cucai perché la rabash de statura l'ha messo una mandria sconfinata e la vuli ben sul tante di sugo gioi che il chiamava con amore. I miei pulsei. Ai pulsei, fossi le ompuli come i pulsei alzeva. Burela la mis su una staria ondus nasava, sempre un odor gaiard da cantina e da brodo. Mulin al se sposà con la Giuseppa e la picciava una volta al mese e il zeva, se tag de mia ogni tanto, li doni, li dis, che tag vo pu ben. Mulin e la Giuseppa gli è mort la stessa giornata, ma la Giuseppa 30 anni dopo. Jaet mu'azzibati fi ghayha bil ghasaqi. كأنها الكوكب الدري في الأفق فقلت نورتني يا خير زائرة أما خشيت من الحراس في الطرق فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق Gualfardo, esperto conoscitore delle erbe medicinali, sposò Armellina ed ebbero 14 figli. Due di loro morirono angeli, tre se li portò la guerra e due se li inghiottì il ronco. Sette divennero grandi e misero su famiglia. I sette rimasti erano Antavleva, Orsola, Matilde, Ippolito, Carlotta, Guerino e Orano che era stato in Africa. Antavleva, esaudendo il desiderio del padre, uscì un giorno di casa e non fece mai più ritorno. Orsola, Orsolina da bambina, reincarnazione di Agnese Visconti, sposò un uomo che non amava e amò un uomo per il quale perdette la vita. Matilde sposò Ribello ed ebbero tre figli, Rivo, Luzio e Nario. Carlotta sposò Ottobrino ed ebbero tre figli, Marxino, Rosa Lussemburga e Idea Socialista che sposò un banchiere. Guerino mise su una mandria sconfinata e amò soltanto i suoi maiali, che chiamava affettuosamente i miei purk. Ai purk, fossero gli uomini puliti come i maiali, diceva. Orano, dopo il ritorno dall'Africa, sposò la Giuseppa, che picchiava una volta al mese, e diceva, se non ci si dà qualche volta, le donne dicono che è perduta l'affezione. Orano e la Giuseppa sono morti lo stesso giorno. Ma la Giuseppa 30 anni dopo. Ippolito conosceva il linguaggio degli animali e il linguaggio segreto degli umani e aveva il potere di guarire tanto le bestie quanto gli uomini con erbe palustri.
aveva ricevuto i suoi poteri da Gualfardo suo padre. Ippolito, benché analfabeta, conosceva a memoria la Divina Commedia, quasi tutta. Nel libro sacro, sotto il capitolo intitolato L'uomo, c'è scritto: come si può comprare o vendere il firmamento o il colore della terra? E ricordatevi che noi non siamo padroni né della freschezza dell'aria, né della vivacità dei ruscelli d'acqua. Ogni ago di pino che oscilla al vento, ogni grano di sabbia sulle spiagge, ogni goccia di rugiada nel buio dei boschi, ogni fruscio, ogni rumore di insetto, sono tutti sacri nella memoria. Vengo a portarvi le parole del libro sacro della Casbah, che non è una città, né un villaggio. È un quartiere del centro in periferia. La Casbah è di tutti noi. Diciamo che è un labirinto. Forse è l'amore, ma nessuno sembra rendersene conto. È un posto dove non ci sono donne, o se ci sono, vivono soltanto nei loro appartamenti. Ora nella Casbah non ci sono più viuzze, ma strade ben asfaltate di un nero compatto a cui hanno rubato le siepi. 30 anni dopo la metà del secolo scorso, molti dei miei fratelli lasciarono dietro i loro vasti cortili e vennero qui da voi in cerca di fortuna. I volti di quei uomini ho visto tradiscono a volte la rassegnazione ed altre volte la rabbia di dover compiere un'azione così stupida. Ma ho letto sotto le rughe precoci di quei volti la speranza in un mondo dove c'è ancora posto per le antiche storie. Le loro voci taciturne dicono: anche alle vostre siepi hanno rubato le aie. Nella terra di mio padre i miei cortili non sono diversi dalle vostre aie, luoghi dello scambio dei sentimenti, luoghi delle risa e dei pianti. Nella vostra aia c'era la cattedrale Quercia e nel mio cortile c'era la moschea Palma. Come vedete, sono uguali e diversi, come due gemelli, questi nostri parenti. Thank you.
obligatory. Maestro, because he changed in 1 minute two or three styles without a transition impercettibile, imperceptible transition. È stato for gnawa for a long time it was forbidden by King of Morocco for them to sing. It was until 1500 it was forbidden for them to sing. And when they sing because it's an African instrument, African singing. And there is a language, a secret language. I don't know if it's Bambara or Bambara. People, even in Morocco, don't know what they are singing because they forget the meanings of words, but they sing without knowing what they are singing. But he sings in Arabic of Morocco. È stato il caso a farmi incontrare il Zanubrio. Lo sorpresi un giorno appoggiato ad un palo della fermata dell'autobus mentre si confidava rivolgendosi a un filo d'erba dicendo: «Qui è una massa zenti, Romagna che insupporta i burdel che ha la faccia negra. O chi in voce carico gli albanesi e chi dice che i marocchini gli è proprio di marocchini. Sta gente la dice che i romagnoli ad aste in Romagna, gli africani in Africa e gli albanesi in Albania. E che tutta sta gente che la viene qua, le bo, sol pur te del malati, e chi è di leder, e quent che la va bene, gli è disgrazie. Sta gente la dice che io vengo di essere orgoglioso di essere di romagnoli. Hai capito? Mo pu, diciamo la sua fiula e su Elen, i mangia niente fast food, di stay fai surf, i sabato i balla la disco dance, i mastiga i chewing gum, i bev la Coca-Cola, i les soli best seller, e stai guardbe, i sasarmia, ai Tom, ai Bill, ai Jack del cinema americano. A me invece un piest pinse che in Romagna, uie dal città più antichi di Roma, che gli ste di porta aperta ai mondi lontani, che danno le passi fenici, gli etruschi, i greci, i rumeni, gli arabi, i tedeschi, i francesi, i cinesi, gli ebrei e poi una massa d'altra gente. Un piest pensè che stal fasnovi che alzira per la Romagna gli porta una massa storie. Gli porta una massa storie che conoscen e che i nostri fiol, se no a sembò, gli sarà più fortuna che no, perché gli era del città più antichi con una massa storie, di leggende, di rasunamento. Prima ne aveva e adesso. Me a pensa che la va bene. It's in a dialect of Emilia Romagna. It's not exactly Italian. I don't know in English if we lost something because it's antiphrasic expressions. It seems racist, but they are not because the dialect. Is in a certain manner direct racist, but not. It is in reality. It's not what you hear. It's another thing. Because when I arrived here in this region of Italy, I was surprised seeing that the most affettuoso, come si dice, affectionate, yes, the most affectionate saluto, greeting, when, for example, a person see another person after 6 months or a long time and he missed him, the most affectionate greetings is, kut venium colp.
And the translation is come si può tradurre? Yes. May you have a heart attack, or may you have a cancer. Another. May you have a cancer, and this is truly the most affectionate greeting, because in this when I hear it for the first time, for me it was a shock, because may you have a cancer. But after that, I understand that is to hide feelings, and you use some an expression, but you don't mean this expression, but you mean the contrary of this expression, but you use this expression. It's more simple to say, oh, how I'm very happy to meet you, instead of may you have a cancer or a heart attack or something. And this, for me, it was very interesting as a way of to see life also, because it's a way to see life, to interact with life. So the text is in this dialect, and there is more. There is many racist expressions, which in reality is not racist, and the contrary of this what you read there here. Accortosi di me, Zanubrio mi sorride. Avrà avuto al massimo quattro denti. Poi mi dice: Corel, cosa sono? Che ore sono? Sono Zanubrio e mangio il vetro e il ferro. Avuz cometer? Che ore sono? Io racconto delle storie alla gente, ma non ascolta più nessuno. Allora vuoi sapere una cosa? Io le storie le racconto alle cose, agli alberi e anche ai treni. Perché no ai treni? Che ore sono? Corel, che ore sono? Le 10:10, rispondo a caso. Poi rimaniamo in silenzio. Quando arriva l'autobus saliamo insieme. Io mi siedo e lui no. Gira per l'autobus a chiedere l'ora. Dopo un po' viene verso di me e dice: dormi? Perché chiudi gli occhi? Che ore sono? Corel? L'ora di prima o l'ora di adesso? Rispondo senza aprire gli occhi. Sì, ma prima non è adesso, e adesso non è prima. Facciamo tutte e due. Mi immagino Zanubrio con il corpo qui, ma con la mente in un'altra vita. Magari senza età. Chissà, mi dico, forse è nato 150 anni fa. Ma il dialogo fra due stranieri arresta il flusso della mia immaginazione. Deso, sei tutto un casino con tutta sta gente che viene da fora. I parari anche brava gente, ma sotto sotto, che se qualcosa che spusa. Se è tutto un casino, un continuo bolidone, uno sgrenzamento. Gli fa un casino la Madonna, sti marocchini, anche quando cammina per la strada in silenzio. Da quando è che Ise arriva, me par quasi d'avere una zanza pereccia che mi fa diventare matto. L'altro giorno in azienda, Aghino trova uno sconto drio da una fresa. Là, come un matto, in denuncia, che il pregava. No, che godito, no, po. Qua, o se la ora, se la ora. Anche massa che te assemo venire qua per lavorare. Ma guardami bene. Ti guardo anche, massa marocca, diria quasi che ti vedo doppio, triplo, quadruplo. Una montagna di gente che cala come barbari. Ma guardami bene. Sono forse io la causa di questa tua ansia, di questo tuo star male? Sì, te vuoi imbacucarmi con i tuoi occhioni neri neri? Te vuoi striarmi? Mami, no che casco mia, sono mia fesso. Sento le voci allontanarsi, i passi scendere alla fermata. Apro gli occhi e vedo Zanubrio seduto proprio di fronte a me che mi fissa. Chissà da quanto tempo mi fissava. I nostri occhi si incontrano e scoppiamo insieme in una risata. Da quella risata in poi non ci siamo più separati. This dialect is dialect of Venice, Venetian dialect. In autunno passeggiavamo in silenzio nella nebbia ad ascoltare il ronzio dei fili della luce che sembravano parlare solo a noi due. È stato Zanubrio a farmi notare questo rumore. Mi ha insegnato a guardare i colori,
le sue frasi ripetitive mi hanno fatto capire che cosa può essere una lingua. Un giorno, l'ultimo giorno o forse il primo giorno, Zanubrio si fa serio e mi dice con voce piana: hai mai pensato a dove vanno le nostre parole? Nel nulla, ho risposto senza riflettere. Allora Zanubrio ribatte: come nel nulla? Hai pensato alla radio? Te mai pensé alla radio? Come fa la radio a captare la voce di chi sta a 1000 chilometri da noi? Io lo so che quando dico che ora sono, qualcuno potrebbe anche captare le mie parole. Un giorno, a so sicuro, qualcuno mi risponderà. E poi tutte le storie che racconto agli alberi, ai treni, la gente ride, ma non sanno che qualcuno un giorno, forse fra 150 anni, si metterà lì seduto, come niente fosse, e ascolterà tutte le mie storie. D'un tratto comincia ad agitarsi dicendo: dobbiamo andare al mare, dobbiamo andare al mare. E al mare ci siamo andati. Era primavera. Ci siamo seduti a riva e siamo rimasti lì senza dire parola. Ad un tratto arriva uno stormo di gabbiani e dallo stormo se ne stacca uno, volteggia 6 volte su di noi e poi se ne va. Mi giro per chiedere a Zanubrio se aveva visto quel gabbiano, ma di Zanubrio non c'era più nessuna traccia. Allora un gran vento si alza. Non so se veniva dal mare o dalla pineta. Il vento si fa sempre più forte, il mare burrascoso, nel cielo si addensano grandi nubi. Cerco la strada per tornare in città, ma la strada non c'è più, ma sono felice. Mi incammino lungo la spiaggia verso sud. Forse dopo 6 anni di cammino, forse 6 giorni, forse 6 minuti, non di più, mi trovo nella casba. A sud della casba un uomo che avrà avuto al massimo 5 denti, dopo avermi sorriso, mi dice: «Scheherazade, che ore sono?» Vedendo che non rispondo, l'uomo allora dice: «Sono Sliman, sono un meddah, vieni con me. Oggi è venerdì, ci sarà tanta gente laggiù nel souk a sentire le mie storie». Lo seguo senza dire parola. Il souk è ancora più a sud, è una grande piazza rettangolare a cui manca un angolo. Il sole della mattina è tragico e splendente, nell'aria si sente odore di cannella e di prezzemolo. Sliman conosceva tutte le lingue di Babilonia e aveva letto tutti i libri della biblioteca di Alessandria. Non aveva fissa dimora e così abbiamo girato tutti i souk del paese. Ogni notte, prima di dormire, mi raccontava una storia. E io ogni notte mi addormentavo felice come un bambino fortunato che ha qualcuno che le racconta una storia. Una notte eravamo nel deserto, il più vicino su che era 1000 miglia. Dopo aver assistito ad un incantevole balletto degli scorpioni, Sliman mi guarda per un po'. Poi alza le braccia e dice: «Sei ora a metà strada. Se vai sempre a sud, di sicuro troverai la parola. Ci vediamo alla stazione di Tambacunda». Tra lo stupito e il perplesso vedo arrivare verso di noi un cammello bianco. Arrivato alla nostra altezza, gira attorno a noi 6 volte, poi si ferma e si abbassa. Sliman sale sul dorso e, poiché in quel momento scoppia un temporale improvviso, in un lampo scompare dalla mia vista. Non mi metto a dormire, né mi alzo, ma non voglio nemmeno rimanere seduto.
Striscio per alcuni metri nella sabbia, poi lascio trascorrere i giorni su di me senza contarli. Nel mio viaggio verso sud attraverso il deserto forse ho anche camminato, forse ho corso fino a perdere fiato, forse sono salito su qualche cammello, forse ho conosciuto un fennec, la volpe del deserto che mi ha indicato la strada. Forse ho fatto tutte queste cose insieme. لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري لا تحسبي أني هجرتك طائعا حدث لعمرك رائع أن تهجدي ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطري. Sta di fatto che una mattina sono giunto a Tambacounda. Tambacounda è un villaggio grande come una città. È un bivio, è un luogo di incontro e di memoria. È un passaggio, mai un luogo di fuga. È una località, un sito, un posto, un punto, un canto, un fianco, una terra, una regione, una contrada, un paese, una sede, una stanza, una casa, una dimora, un locale, un domicilio, un angolo, un cantone. Tambacounda è uno spazio, è un passo, una citazione. Raccolgo le mie forze, è una noce di cola, dopo un lungo viaggio aiuta. Mi fermo dopo un po' in una tangana per mangiare una yassa. Ristorato e fresco vado alla stazione. Aspetto 6 ore e 6 minuti, poi mi addormento. Non so dopo quanto tempo una mano si appoggia alla mia spalla e mi sveglia. Mi volto e vedo un uomo sorridere. Avrà avuto al massimo 6 denti. E l'uomo dice, che ore sono? Poi aggiunge, l'orologio della stazione è fermo da 7 anni. Queste parole dette con disinvoltura mi scuotono dal mio torpore, mi percorre un'immensa gioia. Questo è il mio posto, esclamo senza ritegno. Finalmente una stazione con l'orologio che non funziona. L'uomo mi risponde con calma. Amico, sei straniero, vero? Mi sorprende la domanda, ma l'uomo prosegue. Mi chiamo Niang. Sono il griot della stazione. Anzi, sono l'unico griot di una stazione al mondo. Mi piace inventare alberi genealogici alle persone di passaggio, così mi sento più vicino alle antenati. Se vuoi venire con me, vieni, però non devi farmi nessuna domanda. Chi indaga non impara. Usciamo dalla stazione, anzi, eravamo già fuori perché la stazione non aveva nessuna porta. Niang allora dice come parlando fra sé. Una volta camminavo con un amico per strada in mezzo alla folla. Nel bel mezzo di un'interessante conversazione siamo stati separati da un palo della luce. Ci siamo cercati ma non c'era verso. E così per 7 anni ci siamo persi di vista. Un giorno ci siamo incontrati per caso e abbiamo ripreso la nostra conversazione proprio nel punto dove era stata interrotta. Questo ti spiega in parte perché l'orologio della stazione non funziona. Poi mi indica la terra e dice, guarda, guarda, guarda queste rughe. L'Africa è molto vecchia e i vecchi sono governati dal cuore. In Africa quando muore un vecchio è come se bruciasse una biblioteca, ha detto il grande Hampateba. La più vecchia donna del mondo è un'africana, ha 3 milioni di anni di età. In Europa le orecchie rosse la chiamano Lucy. Noi in Etiopia la chiamiamo Tikensh, cioè la più bella. Forse è la madre di tutta l'umanità. Niang mi parla dell'Africa per 6 giorni e 6 notti senza interruzione. Il 7° giorno Niang mi prende per il braccio e dice, poiché la parola non è nel sogno ma nella realtà, non è un fossile ma è il frutto dell'oblio e della memoria. E io sono soltanto un griot di passaggio, non ti posso più insegnare niente, ma ti devo accompagnare a sud, al Parco Nazionale. Ci siamo messi subito in cammino. A Velingara abbiamo incontrato 2 bambini liberiani che ci hanno detto ci sono stati combattimenti terribili vicino a casa nostra. Allora siamo fuggiti. Abbiamo camminato e ancora camminato. Siamo andati a Dakar, ma là non c'è niente da fare. Poi siamo scesi a Ciès. Forse è meglio andare a Bamako. Se non ce la facciamo neanche lì, andremo ad Abidjan. A Dialakoto abbiamo incontrato 2 talibè. Basirou, il più giovane, ci racconta che si alza all'alba. E dopo aver fatto la preghiera prende il suo vecchio barattolo di pomodori e così percorre la città porgendo il barattolo agli uomini di buona volontà. Ci dice che ha ormai imparato diversi capitoli del Corano adesso che ha 3 anni di Dara alle spalle
e che se non porta abbastanza soldi la sera il marabù lo bastona. Ci fa anche vedere alcuni segni, però sono più fortunato di quello lì, ci dice, indicandoci un bambino che veniva dalla nostra parte. Arrivato alla nostra altezza, il bambino dice: salve, sono Iqbal Masih, vengo dal Pakistan. Ho 8 anni e lavoro 18 ore in una fabbrica di tappeti per riscattare il debito contratto dalla mia famiglia per far sposare mia sorella. Sono stato assassinato un 16 aprile perché avevo detto: non comprate il sangue dei bambini. Però più che per me piango per lui là, e ci indica un altro bambino che veniva dalla parte di Jinunjala, e questo ci dice: ciao, sono Mirko, di madre serba e di padre bosniaco. Mio nonno era croato e mia nonna slovena. Mio bisnonno montenegrino e mia bisnonna macedone. Non so dove andare. Questo mio amico, e ci indica un bambino che veniva da Niokolo Koba, può venire con voi? Il bambino ci dice: non ho un nome. Mia madre era Tutsi e mio padre Hutu. Vengo da Ruanda. Poi sono arrivati tanti bambini, tanti altri bambini. Non li posso ricordare tutti. C'erano bambini rom che venivano da Roma, bambini turchi che venivano dalla Germania, bambini presi in trappola nella casba, bambini della Cambogia. E poi c'era una bambina nuda, in bianco e nero, perché veniva dalla memoria. Era vietnamita. Tanti bambini, da Medellin e da Cartagena, da Bandung e da Brescia. Abbiamo formato una lunga colonna. Poi quando siamo arrivati a Niokolo Koba, all'entrata del Parco Nazionale di Tambacounda, tutti i bambini si sono trasformati. Chi in zebra, chi in elefante, chi in koala, chi in airone. E c'è persino chi ha scelto di essere una leggera, leggerissima cavalletta. Io ho proseguito il mio viaggio a Tfode Kunda né triste né contento. Cercavo negli occhi della selva i miei amici senza trovarne alcuno. A un certo punto sento un baobab millenario che mi chiama. Il baobab è l'unico albero che per forma assomiglia ai narratori, perché quando è spoglio sembra avere le radici per aria. Abbraccio i suoi 10 metri di circonferenza, mi arrampico sui suoi rami, arrivato quasi in cima mi faccio un nido e sto lì. Ogni giorno, 3 uomini, uno con 4 denti, l'altro con 5 denti, il terzo con 6 denti e un quarto, non so che sia, con 7 denti, si incontrano lì alle 7, ai piedi dell'albero, per raccontarsi una storia. Da allora io non sono più sceso dal mio baobab. Thank you.
Reda with Gimbri instrument. Reda. Thank you very much. Before you go away, the story that Tahar Lamri just read, the English translation is contained in the book it's called Multicultural Literature in Contemporary se qualcuno vuol fare Well, first I want to thank you, Tahir, for this beautiful poetic hour we spent together. But I have a question for Reda. Reda. Reda, est-ce que tu as improvisé la musique au fur et à mesure que Tahir peut raconter l'histoire? Ça dépend de l'histoire. Ça dépend de ce qu'il raconte. Oui, et comment est-ce que tu suis... Tu connaissais le texte avant? Pas vraiment. Pas vraiment? Je suis l'histoire, mais après c'est le feeling, c'est la sensation qui communique. Et Tahir avait mentionné, I'm sorry, I have my French students here, so I'm trying to give them a little bit of practice in French. But Tahir, had you talked to Reda beforehand, or it's no. just... And then, vous aviez mentionné aussi que les paroles ne sont pas des paroles compréhensibles? Pas toujours. Now he sang in Arabic, but there is also a part of songs of gnawa which are not in Arabic but in Bambara. Bambara is the language of Mali, Senegal, Burkina Faso, Sub-Saharan Africa. But now all songs were in Arabic. And all songs were songs, religious songs, spiritual songs. And when you were talking, you know, some parts were in Arabic or in Sabir? No, now in Arabic. The two poems of I don't know if they are anonymous or there is an author of these two poems. Yes, but Arabic, classical Merci. Arabic Merci. Poetry of love, which I don't translate. You use for your students, and Arabic poetry were for who speak Arabic here? The diaspora. No, I can speak English also, but for him. Preferisce che le faccia la domanda in italiano. Nella sua storia, bellissima, c'è il gusto per i numeri, no? Ho notato tante volte il 4. In your beautiful story, there is a special interest for number. For number. Number 4, number 5, number 6, 7, a little, just a little, the 7. Have they, any magician, these numbers, in your culture? What do they represent? Hanno un significato particolare questi numeri? In tutte le culture, no? I numeri, ci sono dei numeri preferiti, no? Che hanno un valore. Ce li può spiegare?
When I write this history, for me, there was no. There was no Kabbalah. Kabbalah is the science of numbers, no? I tried to. To use a progression of numbers and to arrive to number 7, which is the perfect number in most cultures. In first part of the story, when I meet this Zanubrio on the bus, there is 10 to 10, 10, 10, 10, no, 10 to 10. Because 10, if you notice, there is no publicity, there is no advertising for orologio, watch, yes, for watch or clocks. There is in every culture, in Afghanistan, in Baluchistan, in Algeria, in Italy, here in America, you can sell a watch or a clock if you don't put it on 10, on 10 to 10. I don't know if you noticed this. Just watch the brand watch, they try to put their clocks to 5 to 10, but they notice that people don't buy them. I don't know why. And there is this reference to commercial advertising, but not commercial advertising, naturally, to our atavic, advertising use too much this subliminal. I don't know if there is a word in English. Yes. For example, if you want to sell a car, fast car, you have to show a red car, because red car is fast than a black or white. Volvo, for example, never advertise with a red car, because for their cars there is security, safety, and then all cars for a Volvo are white, gray, black, never red. Ferrari or Alfa Romeo, always with red, because there is this fast. For clocks, if you want to sell your clock, it must be 10 to 10. A toothbrush, you cannot make an advertising or put on market a toothbrush brown. Marrone. It's impossible, because they try it, but nobody buy a toothbrush brown. It must be white, red, green, blue, light blue, but never with because le gengive è il bianco dei denti. Okay, without translating this, and so on. So the only reference to numbers, precise thing, is this 10 to 10 with answering to this, what time is it? The other number of teeth, when I write the history, I didn't think to nothing. But when I perform this this text many times, and every time the people ask me why there is numbers, why teeth, and I never answered to this question, because I didn't know it. But one day there was an old woman. And I tried an intellectual answer, complicated, and I was there without breath, trying to answer to this question, because I don't
I don't know exactly why I put all these numbers. And this old woman said, no, it's not, this is not the good answer. The good answer is that, for example, when I was young, she asked for her, I remember old people with one or two teeth in their mouth, which tell stories. Now it's we cannot say this, but in the past it was something normal. And I understand that she was true, but because this is because I when I was young, I frequentavo, see, listen to people in souk, because we have souk. Souk, yes, not it's not a market. Souk is a place where, for example, Marrakesh, I invite all of you to go to Marrakesh because there is Jemaa el Fna. It's a place, it's a market, it's a place. Maybe products are less than stories and madness and many things. The gnawa, which song? And in souk, when I was young, I always go to souk and see people telling stories with three teeth, two. And I forget it, but when I write this history about storytelling, these images were in me, but without sensa coscienza, without to being aware. Yes, okay, he said. There is no. Yes, there is no symbolism and there is no symmetry between these imaginary biographies. The first one is an Arab family, Moroccan family. The second one is from Mantova, then north of Italy. The third one is from Emilia-Romagna. And here in Emilia-Romagna, you can understand a geography of political belongings of people, hearing the names of because there is Republicans which have some kind of names, communists with other names, and Catholic credenti. With other names, and you can understand which is Republican and which is communist with these names. There is an Italian writer. His name is Nantas Salvalaggio. Nantas Salvalaggio is from Venezia. This name, Nantas, is not a name, an Italian name, because his father, when he was born, this writer, went to the il comune, to the city hall to register the name of his son. The clerk of the city hall says to him, "What is the name of your son?" And he says, "I want to give the name Satana to my son." So the clerk says, "No, it's impossible. We cannot register it with this name." So he done the anagram, and he says, "Ah, yes, my wife tells to me Nantas, not Satana, Nantas is an anagram, no?" With the names in Italy, you can understand if somebody is from communist family, or and there is also funny names. Because there was on a family, a father, he gave the names primo, first, secondo, terzo, quarto, for his sons. At the seventh one, he called him Basta. Basta.
There is also another name, family name, surname is family name. Huh? Family name is Lampa. Lampa is a lamp, no? So he gave to his two sons, Dario and Dina. Lampadina, it's a lamp. Dario, Lampadario is chandelier. Yes, I wanted to ask you about the dialect, actually, because I was fascinated in listening to you and being Italian, not understanding what you were saying. So, ero affascinata dal suo uso del dialetto, eppure essendo italiana, non capendo il dialetto che stavo usando, perché non sono del nord. So, I wanted to ask you if you were using the dialect, a lot of dialect, because it's mostly related to storytelling. So, se lei stava usando il linguaggio, il dialetto, perché è proprio primariamente legato al racconto orale, or because it echoes sounds or voices from your land or from your country, from other countries, and so it's fascinating for other people too, because it, for me it was like, you know, coming from a foreign land for me. So I would like you to elaborate a little bit about that. Should I translate the second part? Devo tradurre la seconda parte? No, va bene. Sì. This use of dialect in this text only, I have to say, is in part for this fascination of for a language which is lively language, like if you come il pesce, come I pesci che guizzano dentro, like fish in small, so dialect is alive, is more than Italian. Italian is standard. It seems to me a little bit artificial, also constructed. Dialect is an expression, and when you arrive to Italy, you know that there is Italian, and there is nothing else. But it's not true, because in songs, in poetry, there is a lot of dialect expressions. But officially, there is only Italian language, standard Italian language. When some of the stories here, I heard them in Italian dialect. For example, Giuseppe married with, and he died 30 years after. I hear a woman a day saying in dialect, when talking about her future and the future of her husband. She is an old, very old woman, 95 years, something like this. And talking about her future and the future of her husband, she says in dialect, in Romagnolo dialect, when one of us, her and her husband, quando uno di noi due verrà a mancare, it's impossible to translate for me in English. When one of us will pass away, io andrò all'ospizio. Home of a rest home. I will go to a rest. When one of us will pass away, I will go to the rest home or to the nursing home. And she says, I. When of one of us will pass away, I'll go to the nursery. She's sure that her husband will pass away, not her. And seeing it in a dialect, in Roman. E lo dico io in romagnolo? No, non me lo ricordo bene esattamente come... I don't remember exactly how to say it in romagnolo.
And there is a lot of expression. And another thing also, much important than this, than the expression, in language expression, an identity which is sure, because I think that if you are sure of your identity and you have words to say it and to recognize me as another, as another person, you can accolier me, you can accept the other person, because you have your identity and you have the language to express this identity. The problem of accepting other person is mostly in this, when I'm not sure of my identity, for me all the other people, all different people are una minaccia, are a danger, treat my personality, my identity. And I, there was, I lived in first 90s, three years after my arriving to Italy. There was a neighbor of mine, an old woman. She was always sitting there to read riviste, magazines. So, and all my friends were Senegalese. So for the first time, she saw a black man. It was the first time in her life. She saw it, and after in the evening, she says to her daughter, today, in dialect also, always, today I seen a man. He was so black, such black, that he had le rughe, le del collo, come si chiamano? She had, No, le rughe. Le rughe, si? Recalls of this, of his neck, were black. He was black in the nelle pieghe, in the folds of his neck. And what she says, this woman with this expression, she says that she was an agriculture, and in when contadini. Yes, peasants worked in the l'estate. I finish all my all English word at my disposition. Okay. Well, thank you for coming.